Benvenuti, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle volatilità di mercato e oggi diverso di cui andare a parlare. Comunque, nel corso di queste ultime settimane, anche diverse volatilità, un po' in giro per tutta l'Europa, per tutto il mondo, andiamo velocemente a commentarle. Partiamo da una notizia intrigante perché Mincev, ex obiettivo del Cosenza, di cui abbiamo anche parlato sul primo canale, è ufficiale, approda al Riga FC, squadra del campionato lettone, quindi si sposta il lettone, attaccante classe 95, firma un biennale con opzione per il terzo con il Riga, un giocatore che nella Lokomotiv Plovdiv, squadra del campionato bulgaro, ha fatto 10 gol in 19 partite, quindi molto molto bene, e si sposta un pochino più a nord, un bel po' più a nord in realtà, per intraprendere questa esperienza con il Riga FC che, se non mi ricordo male, quest'anno ha fatto anche preliminari di Conference League, quindi in realtà è una squadra che ha anche caratura europea. Nuova esperienza per lui, ex obiettivo del Cosenza che alla fine non è arrivato. Però, detto questo, ci spostiamo un po' in Premier League, notizie in caso West Ham, rinnovo importante per un giocatore giovane, Appiah Forsson rinnova con il West Ham, centrocampista classe 2001 che firma fino al 2023 il rinnovo di contratto, più opzione per l'anno successivo, quindi anche in questo caso c'è l'opzione di rinnovo che si stabilirà poi alla fine o poco prima della terminazione del contratto in essere. Centrocampista di buone prospettive su cui West Ham vuole puntare e quindi arriva questo rinnovo di contratto, giocatore che ha recentemente debuttato in Europa League, e quindi West Ham che ci crede e rinnova il contratto. Ci spostiamo invece a parlare di rescissioni in questo caso e parliamo di Turchia perché Sankare rescinde il contratto con il Giresunspor, centrocampista classe 1989 che è arrivato tra l'altro in Turchia da qualche tempo, un giocatore che ha giocato nella maggior parte del tempo della sua carriera in Francia, centrocampista di ottima esperienza, che attualmente si trova svincolato dopo una parentesi non del tutto positiva in Turchia. È arrivata questa rescissione, si parla di divergenze avute con il club, con la società, e quindi si è voluti poi terminare il rapporto lavorativo. E adesso vedremo se si troverà squadra oppure se rimarrà svincolato ancora per un po'. Detto questo, parliamo un po' di tre notizie in Svizzera, molto molto intriganti. Allora, in casa Lucerna, nuovo colpo di calcio mercato, arriva infatti Kvasina, attaccante classe 96 che approda in prestito con diritto di riscatto. Tra le altre cose arriva adesso ve lo dico anche da dove arriva, comunque attaccante molto intrigante per Lucerna che sta facendo una stagione discreta nel campionato di Super League Svizzera, un Lucerna che poi come ogni anno cerca di centrare la metà classifica, cerca di intraprendere una stagione relativamente tranquilla. Kvasina un attaccante interessante che tra l'altro di nazionalità austriaca, classe 96, quindi nel pieno della carriera, e arriva direttamente dallo Stand, quindi da una squadra belga, direttamente dal Belgio arriva. Vedremo se riuscirà a trovare spazio in Svizzera. Detto questo, parlando di altre notizie, notizia in casa Schaffhausen, quindi c'è da parlare di una squadra che tra l'altro si trova, se non mi ricordo male, in Serie B Svizzera invece, non in Super League, però al di là di questo, aspetta un attimo che lo trovo. State zitti, no, Schaff con l'H, veramente, poi tutti questi nomi comunque strani. Sì, si trova in Serie B Svizzera, come vi dicevo, centrocampista classe 2001 che arriva in prestito direttamente dal Benevento, Sanogo, giocatore che era sul mercato fino all'ultimo momento, rappresentava un po' un esubero in quel di Benevento, Caserta per la prima squadra non ci ha voluto quasi mai puntare, va a fare queste esperienze intriganti in Serie B Svizzera, e chissà che non possa trovare spazio e fare bene. Comunque, giocatore giovane che vedremo se
riuscirà a trovare il suo spazio. Detto questo, colpo in casa di Young Boys, molto importante per i reparti centrocampo. Approda infatti in Svizzera Edmílson Fernández, centrocampista classe 96 che arriva direttamente dal Bielefeld, giocatore che negli ultimi anni ha giocato in Bundesliga, ma tra le altre ha militato anche per una piccola parentesi in Italia con la maglia della Fiorentina. Negli ultimi tempi, come dicevo, ha militato in Bundes e Bielefeld che lo cede così allo Young Boys. Centrocampista di buon livello, soprattutto per quello che è il panorama svizzero, uno Young Boys che è ancora in lotta per arrivare certamente in Europa, un po' meno per il titolo perché lo Zurigo sta facendo un grosso campionato quest'anno e ha tantissimi punti di vantaggio sullo Young Boys stesso e sul Basilea, che sono le due squadre che sono lì. Centrocampista di buon livello che, ripeto, riparte questa esperienza in Svizzera. Detto questo, colpo di calciomercato per il Lipsia in vista della prossima stagione. È un fatto ufficiale l'arrivo di Blažević per il reparto portiere, il portiere classe 91 che firma fino al 2025 con il Lipsia, un po' come ha fatto il Dortmund con Süle. Lipsia che lavora subito alla prossima stagione, una squadra tra l'altro costruita molto bene con tantissimi giocatori di qualità che agli ordini di mister tedesco nelle ultime giornate sta facendo anche bene, un concurso tutti che sta facendo veramente numeri, sta avendo numeri straordinari veramente. Però Blažević è un portiere intrigante, arriva direttamente dall'Heracles, giocatore che gli ha scaduto il contratto con l'Heracles e quindi si è accasato a parametro e si accaserà poi il 1° luglio a parametro zero direttamente all'Ipsia che penso lo abbia ingaggiato per metterlo così, riempire una casella dei portieri come secondo, eventualmente terzo. Giocatore comunque di esperienza che rafforza così il Lipsia. Detto questo, altre notizie, questa è per quanto riguarda il programma cinese. Infatti, tre colpi di calciomercato di giocatori conosciuti nel programma europeo da parte del Wuhan Free Towns. Quindi, il Wuhan Free Towns, squadra del campionato cinese, ufficializza ben tre colpi di calciomercato che sono Davidson, Stanciu e Wallace. Allora, Wallace lo conosciamo bene, difensore classe 94 che firma quindi con il Wuhan ed è un rinforzo importante per il reparto difensivo, giocatore che arriva da svincolato dopo che ha rescisso il contratto qualche settimana fa con lo Jani Malatyaspor, calciatore ex Lazio e difensore di discreto livello che in Cina potrebbe fare bene trovare spazio. Discorso similare anche per Davidson, che è un'ala classe 91 che arriva direttamente dalla Lanyaspor. Rinforzo intrigante per il reparto esterno, giocatore comunque di esperienza che negli ultimi anni ha avuto qualche parentesi un po' negativa e adesso riparte da questa esperienza in Cina. E poi Stanciu. Trequartista classe 93 che firma un contratto in realtà la cui durata non è stata annunciata, ma 4 milioni di euro la cifra di acquisto. Quindi il Wuhan paga 4 milioni di euro per il cartellino di Stanciu, pagati ovviamente allo Slavia di Praga. Trequartista di esperienza, giocatore di buone qualità, assolutamente, che lascia così l'Europa per ripartire dal campionato cinese. Detto questo, andando avanti, c'è da parlare un po' di un'altra notizia, questa in Polonia, perché Patrick Olsen è un nuovo calciatore dello Śląsk Krakow, anzi Śląsk Wrocław, scusatemi, mi sono confuso con Śląsk Wrocław. Olsen, centrocampista classe 94, firma un quadriennale con lo Śląsk, arriva per circa 200.000 euro, quindi cifra anche abbastanza alla portata, diciamo per un club del calibro dello Slask, giocatore di esperienza, tra le altre anche ex Inter, arriva direttamente dall'Aarhus, squadra del campionato danese, e approda così in Polonia per i prossimi anni, per i prossimi 4 anni nello specifico. Altra notizia, questa invece è in Sud America perché ufficiale Soldano riparte dopo le ultime esperienze europee non del tutto positive, un po' ricordando Benedetto. Si parlava molto bene di lui in Europa quando dovette fare il salto, poi arrivato in Europa ha un po' faticato, anche eventualmente per altri motivi, però ha un po' faticato. Soldano, un attaccante classe 94 che firma un contratto quadriennale con il Gimnasia.
Operazione assolutamente intrigante, un calciatore che tra le altre cose ha iniziato la stagione al Fuenlabrada, quindi in Serie B spagnola, e torna all'Olympiacos in prestito perché è arrivato in prestito all'Olympiacos, Olympiacos che lo riprende, termina in prestito e lo gira, in questo caso titolo definitivo, proprio al Gimnasia, quindi Soldano riparte. Dalla sua casa, cioè dall'Argentina. Colpo in casa Losanna, quindi ritorniamo a parlare di Svizzera perché ufficiale arriva alla Cuscia per il reparto terzini, terzino classe 98 che firma un contratto che lo lega fino alla fine della stagione e la cui formula è quella del prestito. Giocatore assolutamente intrigante che anche lui è ancora nel pieno della carriera. E riparte da Losanna, che il cui obiettivo è certamente quello di centrare la salvezza. Però, al di là di questo, rinforzo sicuramente interessante per una squadra che fino all'ultimo vorrà cercare di fare un buon campionato nel panorama svizzero. Comunque, nel campionato svizzero, arriva direttamente dal Metz. In prestito secco, questa è l'operazione. Poi andando avanti c'è da parlare un po' anche di un rinnovo in Serie C in questo caso, perché Sulic rinnova con il Piacenza, centrocampista classe 96 che firma un triennale di contratto più opzione per il quarto, rinforzo, cioè più che altro rinnovo intrigante, un calciatore di buone qualità che vi ho anche raccontato brevemente nei calciatori che seguo. Perché lo reputo un buon calciatore con buone qualità, con buona visione di gioco, un buon centrocampista, assolutamente, e rinnova così con il Piacenza per i prossimi anni. Potrà diventare un pilastro se dovesse arrivare indenne alla fine della durata del contratto, anche se non la vedo così scontata. Per il resto, ultima decisione, poi chiudiamo il video. Questa notizia invece è in casa Spal perché Abu lascia ufficialmente l'Italia per approdare al Zarsko Selo, squadra del campionato bulgaro, rinforzo intrigante, uno Zarsko Selo che quindi va ad ampliare numericamente e anche qualitativamente la rosa, perché Abu è certamente un profilo intrigante, attualmente secondo le regole della Serie A della Serie B Under, perché è un classe 98 e assolutamente rinforzo di buon livello, giocatore che tra l'altro ha vissuto diverse esperienze in settori giovanili come quelli di Barcellona e Real Madrid, quindi ha delle qualità importanti e come vi dicevo approda al Zarsko Selo con la formula del prestito secco. Adesso non mi ricordo sinceramente se l'ho detto, però arriva in prestito secco dalla Spal. Ecco, ultima notizia questa in casa New York Red Bulls, perché è ufficiale l'arrivo di Edwards, quindi rinforzo di livello. Stiamo parlando comunque di un terzino classe 99 che arriva in prestito direttamente dal. Perdonate un attimo che ve lo cerco. Comunque, nel frattempo vi dico, terzino giovane, di buone qualità, intrigante come profilo assolutamente da seguire. Adesso però c'è da vedere se effettivamente poi riuscirà a dare una mano importante sul campo ad una squadra come il New York Red Bulls, il cui obiettivo è certamente quello di fare un campionato, non dico a vincere, però almeno un campionato importante, sì. E detto questo, quindi primo colpo di mercato, diciamo così, per il New York è proprio quello di Edwards, che tra l'altro arriva dallo Stoke City, quindi in realtà arriva dallo Stoke City. E quindi vi dicevo prestito per Edwards, che quindi potrà ripartire giocando a calcio in primis, ma soprattutto con nuova esperienza intrigante, nuova esperienza che permette di mettere a confronto opinioni di anche diverse nazioni talvolta e assolutamente quello di, tornando comunque al discorso relativo ad Edwards, ecco, a colpo certamente importante per un New York Red Bulls che ormai ha visto la stagione iniziare, l'MLS ormai è stata da qualche settimana,
e un colpo che sicuramente è utile ai fini del campionato di allargare la rosa che sta per iniziare anche dal punto di vista qualitativo. Detto questo, però, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.